Continuano a pervenire all'Ancadic richieste da parte di cittadini, con le quali chiedono di sapere il perché non vengono raccolti i rifiuti in alcuni siti di Lazzaro, da parte della società che svolge per conto del comune di Motta San Giovanni il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti in impianti autorizzati. Al riguardo si rappresenta che da qualche tempo tale servizio si svolge regolarmente in osservanza delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite dello stesso comune. Le enormi quantità di rifiuti di diverse tipologie depositati in ogni dove nel nostro paese, distanti dalle abitazioni, non possono essere prelevati per legge dagli addetti a tale servizio. Sarebbe così necessario un provvedimento extracontrattuale da parte dell'autorità comunale, che tra l'altro comporterebbe ulteriori spese a carico dei cittadini e comunque non risolvibile il problema, anche perché una volta bonificati i siti, dopo pochi minuti tutto tornerebbe come prima. Le esalazioni emanate dall'ammasso di rifiuti si percepiscono a notevole distanza. Molti siti si trovano lungo le strade, nelle vicinanze di ristoranti, pizzerie che rischiano di essere invasi da ratti, mentre gatti e cani fanno festa tra i rifiuti. Si cita, tra i tanti, il ripetersi da anni del notevole ammasso di rifiuti in via dei Mosaici e sul lungomare Augusto Ottoviani, davanti all'accesso al villaggio Perla Calabra e di fronte a un ristorante pizzeria. Certamente l'amministrazione comunale dovrebbe provvedere a bonificare i siti, ma una volta ripristinato lo stato dei luoghi, dovrebbe svolgere soprattutto tramite la polizia municipale attività preventiva e repressiva, facendo osservare le norme emanate dalla stessa amministrazione comunale e applicare così le sanzioni a carico dei trasgressori, cosa che riteniamo non venga fatto, salvo diversa dimostrazione.